assessore per il comune del Corso, bravissimo, appunto, ma non si occupa, ringraziamo per questo. Allora, buongiorno a tutti, sono Michele Polenta, sono il nuovo assessore all'ambiente del comune di Ancona. Nuovo io come persona, nel senso che sono diventato assessore, ma nuova anche la delega all'ambiente che viene data a una persona, diciamo, nuova rispetto alla delega che aveva il sindaco. Sarò sicuramente tenuto a portare avanti gli argomenti legati all'igiene urbana, al servizio idrico e a tutto quello che richiene l'ambito dell'ambiente, quindi l'inquinamento dell'aria, del suolo, elettromagnetico e del mare. Per me è un onore questo incarico che, diciamo, affronto con molto entusiasmo e ho avuto l'occasione in questi primissimi giorni del mio mandato di partecipare all'assemblea di Ancona Ambiente e anche di Viva Servizi, e sono rimasto favorevolmente colpito per l'andamento sia economico di queste società che per delle iniziative molto importanti legate all'ambiente. Cioè, per la prima volta ho potuto constatare che una società, e mi riferisco ai servizi, non si limita a un bilancio economico, ma va oltre e valuta un bilancio sotto l'aspetto ambientale. Questo è molto importante perché oggi abbiamo bisogno di queste iniziative che ovviamente ricadono in un contesto di economia circolare, di qualità, che si ripercuote inevitabilmente nei cittadini e nella modalità di vivere il nostro tempo, quindi è molto importante. Sono qua per portare chiaramente i saluti dell'amministrazione pubblica, del sindaco Valerio Mancinelli, che non può essere qua per altri impegni, e sarò chiamato nei prossimi giorni a partecipare all'assemblea del lato territoriale che si terranno a Iesi proprio nei prossimi giorni, il mercoledì e giovedì, quindi avrò un modo di avere una panoramica più generale in questo ambito. E adesso, proprio in queste fasi finali della relazione appena esposta, ho sentito parlare di una carenza di impiantistica per quello che riguardano i rifiuti da spazzamento e i rifiuti organici, e mi sembra di capire che anche su questo fronte ci siano delle importanti novità che verranno portate avanti. Adesso non so con quali tempistiche, ma comunque sono due settori sicuramente di notevole interesse. E di qualche giorno fa la notizia che le Marche sono tra le bellissime regioni d'Italia per la percentuale della raccolta differenziata, questo è un dato che ci deve fare orgogliare, anche se ancora quest'anno non è riuscita a raggiungere questo traguardo, però si stanno mettendo in campo delle importanti iniziative sul territorio comunale per cercare di raggiungere e superare il 65% della raccolta differenziata. E questo attraverso principalmente un ampliamento del servizio di differenziata che attualmente nelle frazioni non viene effettuato. Per cui sarà una cosa che voteremo abbastanza, con l'ambiente si voterà abbastanza velocemente sull'inizio del nuovo anno, e siamo fiduciosi che oltre a portare dei bilanci economici decisamente positivi, riusciamo anche a raggiungere degli obiettivi importanti per la raccolta differenziata. Mi fa piacere vedere tante persone a questa assemblea che evidentemente gli viene dato il giusto peso e la giusta importanza, e io spero che nel corso degli anni questi servizi possano migliorare e soprattutto possano migliorare per quanto riguarda l'obiettivo finale, che può
poi comunque è un dato che ricade sui cittadini, quindi sui costi di questi servizi che inevitabilmente hanno bisogno di investimenti, per cui i bilanci e gli utili che si producono è giusto che vengano investiti in qualità, nelle infrastrutture e negli impianti. Però un obiettivo è quello di poter comunque, oltre ai servizi, riuscire a dare dei benefici economici con le tariffe che vengono proposte alla comunità. Per cui io vi ringrazio molto, rinnovo i saluti dell'amministrazione e vi auguro buon lavoro, anche se mi sembra che siamo un po' alla fine del lavoro. Ecco. Quindi un saluto e soprattutto anche un augurio di buon Natale. Se c'è qualcuno che prego. Buongiorno a tutti, sono il dottor Pappianici dell'Associazione dei Consumatori Alto Marche. Ci occupiamo di diversi temi, tra i quali anche rispetto delle normative, delle delibere anche delle sentenze della giurisprudenza in merito all'affidamento del servizio, anche quello dei rifiuti. E dobbiamo purtroppo constatare che ci sono delle serie criticità dentro le modalità per le quali vengono continuamente prorogati i servizi nei confronti dei gestori. A nostro avviso questo è una situazione, per non dire insomma, è contrasta in modo apparente con diverse sentenze, che se voi vedremo, credo che siano ben note a voi operatori tecnici di questo settore. Quindi volevo richiamare una maggiore attenzione, che è intervenuta riguardo anche l'ANAC, adesso la stavo rileggendo recentemente con la delibera 882 del 2019, proprio che lei decida che il rinnovo al gestore deve essere una procedura eccezionale, in quanto la gara pubblica, come ben noto, è la procedura ordinaria, regolare, perché garantisce una libera concorrenza, garantisce una maggiore trasparenza. Quindi noi rinnoviamo l'invito a fare attenzione al rispetto maggiore di queste norme, delle delibere dell'ANAC e anche della giurisprudenza. Poi con l'occasione volevo richiamare l'attenzione su rispetto di una norma che purtroppo è ignorata, soprattutto nel settore dei rifiuti, all'articolo 2,461 della legge finanziaria 2008-244. Tra l'altro richiamata anche dalla Giunta Regione Marche, che nel 2013 mandò una bella lettera a tutti i presidenti dell'ANAC, che prevede il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori ed utenti nelle vostre carte dei servizi, nel monitoraggio degli standard di qualità. E io ho fatto diverse lettere, ultimamente ho diffidato il presidente della anche molti servizi SRL di Falconara, perché questo palleggio, dobbiamo sentire l'altro, c'è una legge applicata, anche perché adesso ricordo che la sezione di controllo della Corte dei Conti, e siamo molto felici che questo è avvenuto, nel referto annuale che un comune deve, con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, deve trasmettere alla sezione di controllo della Corte dei Conti, fa proprio questa domanda precisa. A che punto si può essere di consentire? Questa siamo il 23 ottobre 2019, sezione regionale di controllo della Corte dei Conti. Allora, come probabilmente tutti sapete, ogni anno gli enti locali, in particolare i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le province, devono trasmettere un questionario, rispondere a un questionario che la Corte dei Conti manda sui controlli interni. Sono tra l'altro anche il controllo della qualità dei servizi. E da tale riguardo la Corte dei Conti aggiunge alle linee guida che pervengono ogni anno dalla sezione delle autonomie a livello nazionale, aggiunge questo quesito, se mi consentite, anche perché l'ho chiesto io al Presidente di aggiungere, perché bisogna farla finita con questa osservanza di queste norme. In particolare si chiede di integrare le note al questionario una risposta al seguente quesito: se l'ente, quindi parliamo del comune,
per i servizi gestiti direttamente abbia adottato la carta di qualità dei servizi. E sì, e qui adesso arriviamo a voi, per i servizi gestiti tramite organismi gestionali esterni abbia rispettato gli adempimenti previsti dall'articolo 2,461 della legge 24 dicembre 2007 numero 244, con precipuo riferimento agli obblighi contenuti nei contratti di servizio e ai protocolli di collaborazione con le associazioni di consumatori, perché la normativa prevedeva già dei modelli già predisposti, dei protocolli che dovevano essere sottoscritti dalle associazioni di consumatori con i gestori di servizi pubblici, che abbiamo più volte proposto, sollecitato, parlato di rifiuti e a tutti i gestori delle banche, se adesso ci sono la sanità, il trasporto pubblico locale, il coinvolgimento c'è anche grazie al mio attivismo quando ero nel comitato regionale delle associazioni di consumatori di tempo. Perché questo è importante. Perché il coinvolgimento delle associazioni di consumatori, degli stakeholders, nella carta dei servizi, ma nel monitoraggio degli standard di qualità, è fondamentale, a garanzia e a tutela di tutti noi cittadini, perché tutti siamo utenti dei servizi. Quindi io rinnovo, invito a fare questo passo avanti, perché prima di tutto è una questione di legalità, rispetto della norma che esiste da oltre 10 anni, come avviene in tante regioni, che già le associazioni vengono coinvolte in questo senso. Poi c'è un tema importante, per esempio, seguito anche la questione della carta dei servizi proposta dalla Rea, e ci ha colpito moltissimo che è previsto un indennizzo economico automatico e forfettario nel caso di mancato rispetto dello Stato. Nella carta dei servizi idrico pubblicata abbiamo molto colpito questa cosa, perché in effetti la norma lo prevede. Quando il gestore non rispetta lo standard, e lo standard deve essere concordato con i stakeholder, con le associazioni di consumatori, c'è un indennizzo automatico e forfettario. E nella carta dei servizi che la Rea ha proposto a tutti i gestori è previsto 30 euro se non avviene questo, 30 euro se non avviene questo. Quindi io rinnovo l'invito per evitare di fare il file o altro, che ho l'appuntamento qui che mi sembra che sia sollecitiamo questa fase di partire finalmente anche nella nostra provincia del coinvolgimento delle associazioni dei consumatori sulla carta dei servizi, e riflettete attentamente su quello che ho detto prima sulla proroga continuata di questi contratti, anche al fine di evitare che dovete tutti gli altri la sopra i conti, cosa che non gli europei e non vi asterò di fare. Grazie. Qualcuno mi vuole rispondere, mi farebbe piacere, perché io sono un monologo. Grazie. Rispondo sulla proroga. Dunque, premesso che le cose che dice Ana, che le conosciamo abbastanza perché abbiamo attivato una procedura di vigilanza collaborativa, per cui Ana ci sta assistendo per la procedura di affidamento. Per cui anche questa ultima proroga, che si è resa necessaria perché per fare un affidamento e non incappare i ricorsi, per cui le cose vanno fatte in un certo modo, il percorso è lungo, perché la pianificazione ci sono voluti 2 anni, la stiamo completata adesso, anche perché c'è una frammentazione gestionale notevole, per cui ricondurre tutto a un unico gestore, che è l'obiettivo che si è data all'assemblea di ambito, con un affidamento, diciamo in prima battuta, secondo la modalità in house, che ha pari dignità europea con la forma della gara, per cui non è in subordine, è una scelta discrezionale delle amministrazioni. In questa realtà si è scelto di all'unanimità, per cui trasversalmente, indipendentemente dal colore politico, si fa la scelta di fare un affidamento in house. Affidamento in house è lungo, perché occorre motivare la scelta, oppure fare un piano d'ambito che stiamo completando, per cui la proroga è stata una proroga tecnica che abbiamo anche in qualche modo concordato con ANAC, che chiaramente non vede di buon occhio le proroghe senza fine e senza che ci sia un motivo se non quello di buttarla qua avanti. In questo caso è una proroga, nell'assemblea di domani dell'ATA approveremo alcuni pezzi.
contingenze della pianificazione, in particolare sulla statistica, sull'applicazione della tariffa puntuale, contiamo di arrivare nei primi mesi del 2020 al completamento del piano d'aiuto, che è la prima fase per consentire di fare un affidamento. Sono d'accordo perfettamente con lei, ci sono realtà dove la proroga è una prassi, ma però non ha senza un disegno, la nostra. Non è che siano state tante proroghe, questa è la seconda. Quando, mi scusi, da quando i primi contratti di gestione vengono prorogati, puoi riferire cortesemente da quale anno? Durante questo metodo, perché io adesso stavo leggendo prima, scusi. Da quale anno puoi continuare a prorogare questi affidamenti del servizio? Sul sito ci sono tutte le delibere, è stata fatta una delibera di affidamento del servizio al gestore unico nel 2017, la delibera è stata oggetto di impugnativa, c'è stato un ricorso al TAR. E pagano i cittadini questa impugnativa, è stato il TAR, ho preciso questa cosa, queste impugnative le paghiamo noi cittadini, attenzione, avvocati, spese legali, TAR, consigli di Stato, perché non eravamo in grado di capire bene se c'erano dei rischi di legittimità. Allora, direttore, sta rispondendo. Quella storia è una storia passata e quindi io credo che non c'è mai la funzione, anche per me. Scusa, grazie. Raccontiamo un percorso che ha avuto degli ostacoli, tanto non è che siano segreti. C'è stata una sentenza del TAR, due sentenze, perché due ricorsi diversi. L'ente d'ambito è ricorso, c'è stata una sentenza del Consiglio di Stato che ha detto l'affidamento così non va per alcuni motivi. Tra l'altro il piano d'ambito, la pianificazione era un po' leggera. Allora, in questo anno e mezzo, due anni quasi, abbiamo fatto il piano d'ambito, abbiamo chiesto di essere affiancati da ANAC proprio per tutelarci da eventuali errori che potevamo, proprio facendo tesoro degli errori fatti nel passato. Per cui è stato fatto una prima proroga per il 2019, per il 2019, e adesso se ne è fatta una fino al massimo al 2020, che contiamo, anzi, l'accordo con ANAC è questo, che sia l'ultima. Ed è un percorso assolutamente fisiologico, perché un piano d'ambito, se si vuole fare un piano d'ambito serio, richiede questi tempi, ma soprattutto come noi l'abbiamo fatto quasi prevalentemente con risorse interne, per diversi motivi, un percorso lungo. Per cui la proroga è stata, però c'è un disegno, non è una proroga, proroghiamo qui vediamo, c'è un percorso di attività fatte e un programma di attività da fare, che anche questo è stato fatto visionare ad ANAC, per dire è sufficiente, chiaramente non ce lo scrivono perché non avrebbe contratto, va bene, diciamo che va bene, per cui è chiaro che sarebbe meglio fare un affidamento domani senza ricorsi, senza così, chiaro, uno con la bacchetta magica fa piano d'ambito, dove c'è una realtà molto frastagliata, frammentata, come gestione non è facile fare un piano d'ambito, perché bisogna mettere d'accordo realtà diverse, che hanno avuto storie diverse sulla modalità di raccolta. Non è che ci fosse l'unanimità, per cui anche lì è dovuto fare uno studio per verificare quale fosse il modello. Insomma, sono percorsi che semplificarli troppo sono complessi, per cui richiedono un tempo istruttorio. Grazie. Se mi consenta, volevo citare la sentenza del TAR Puglia numero 1483 del 2019, quindi abbastanza recente, che parla della gara punta, cioè parla di una procedura che è consentita proprio nelle more di definizione di procedure complesse, come quella che lei descrive, e nel frattempo fare una gara punta, perché per garantire la concorrenza, per garantire la trasparenza, e queste sono le motivazioni per cui il TAR, in questa sentenza, che richiama poi una sentenza del Consiglio di Stato, delle more, suppongo, cioè ci sono dei metodi che anche tenendo conto di queste complessità, difficoltà che lei descrive, è previsto in parallelo la gara ponte, e dobbiamo dare la possibilità a chiunque, qualsiasi gestore, nell'interesse nostro, perché la concorrenza è serve per migliorare il servizio, ridurre i costi. E se noi eludiamo, o per usare un altro termine, queste norme, e non diamo la possibilità
possibilità di realizzare quella libera concorrenza che è forse uno dei metodi, dei principi sacrosanti per garantire maggiore efficienza e efficacia dell'azione amministrativa, a mio avviso, riflettiamo su questo. Poi volevo rivolgere l'invito a lei come anche presidente della provincia di Ancona, e adesso vi siete inventati la giornata della trasparenza con questo orario online che ho scritto ieri, ci ho chiesto alcun incontro con lei. Noi non siamo d'accordo che la provincia anche su queste tematiche deve discutere con i cittadini tramite le giornate della trasparenza. Quando c'era il dottor Pasquale Vittorio, con il quale io collaboravo, c'è stato anche qualche momento non troppo, diciamo, armonioso, però era il dottor Vittorio, veniva, convocava i dipendenti della provincia, convocava gli studenti e faceva le giornate della trasparenza per spiegare il piano di prevenzione della corruzione della Giunta, per spiegare le procedure di trasparenza che abbiamo impiegato, ma per spiegare anche questi argomenti. Quest'anno la nostra provincia, contrariamente a quello che fanno altre province, dove di Pedro mi hanno invitato ad andare, si è inventata il questionario online, dove si parla di... Mi consenta però, stavo parlando di un'altra cosa. No, però è allacciato. No, è risposto, dai. Allora, grazie. Il nostro, la nostra procedura che è stata attivata in questi giorni è online, è una procedura sperimentale, legata al fatto che nelle nostre giornate di trasparenza non c'è nessuno, sono, diciamo, deserte. Questa mi sembra una risposta che possa, vedremo quello che succede, a un fatto sperimentale. Mi pare che lei abbia parlato, come dire, computermente con il segretario su questa, diciamo, modalità, e quindi questo è, mi pare che, come dire, l'assemblea adesso su questo faccia poco, va bene? Cioè, io ho fatto un'osservazione, se le giornate della trasparenza non vengono distribuite, in primi le associazioni dei consumatori più forti della nostra, più organizzate, non bisogna ridurre la trasparenza, bisogna chiedersi perché la vengono, cosa possiamo fare noi pubblica amministrazione, perché la trasparenza è il regalo più bello che possiamo avere noi cittadini. Se non va, questa è una modalità che va nella direzione che dice lei, vediamo se succede questo. Okay. Il dottor Vittorio aveva pensato di dire con gli studenti delle scuole medie superiori universitarie, riempite la sala, ripensare a quella decisione che avete preso. Un anno che lo facciamo. Grazie. D'accordo, prego. Bene, se non ci sono altri interventi, io ringrazio della vostra partecipazione. E fra l'altro vedo che stanno preparando qualcosa che dobbiamo farci insieme a voi, per esempio avere un corso di buone feste, buon Natale e buon anno.